Come iniziare su YouTube nel 2024, nel 2025, nel 2026, insomma anche tra dieci anni secondo me, se, ma YouTube resisterà a dieci anni. Vi ho portato sette consigli pratici proprio per chi inizia, perché è la fase più delicata, anche se comunque ve lo svelo, servono a tutti. Consiglio numero uno, pubblica più che puoi. Pubblicare tanto è utile per tre motivi, oltre al classico di avere tanti contenuti. Uno, far capire di cosa parli. Due... Avere dei dati nelle statistiche di YouTube, quindi su YouTube Analytics, per capire cosa funziona e cosa no, e anche che video fare. E tre. Migliorare. Sono veramente rare le persone a cui esce un video al primo colpo e vorrei rassicurarti. Il 99% di chi fa video impara a farlo nel tempo. Lascia stare la frequenza di pubblicazione precisa, preoccupati invece di avere molto materiale. Quindi, prima di pubblicare il tuo primo video, fai in modo di avere una lista enorme di idee, di video che farai. Ti servirà nel momento in cui non avrai più creatività o per andare più veloce. Infatti, molti creator si fermano prima di... I cinque video, sia per le idee. Sia per un'altra cosa che a breve ti dico. Il consiglio avanzato del consiglio numero uno è quello di creare una topic strategy. Ti mostro la mia velocemente, è molto facile. C'è un argomento o il target di riferimento. Per esempio, voglio parlare di SEO. E quindi mi incomincio a mettere tutte le cose delle quali voglio parlare. Per esempio, un tutorial sulla Search console. Oppure l'update finito di Google, cosa ne penso? La SEO con l'intelligenza artificiale. O ancora, se voglio andare sull'intelligenza artificiale, l'impatto: che avrà nel digitale l'innovazione AI, 5 novità da attenzionare: generative AI e video. Ora, questa mappa che io sto facendo qua, questa topic strategy, non è mica precisa, perché semplicemente è una raccolta di idee per argomento. Quello che dovresti andare a fare è avere delle idee vincenti su quella tematica, quindi sapere, una volta che vuoi trattare l'argomento X, tutte le cose più importanti dell'argomento X che sono cercatissime e che servono a quelle persone e andare a crearle. Insomma, ti basterà una semplice tabella con uh, i due o tre topic che a te interessa trattare e metterti... La la lista degli argomenti. Consiglio numero 2. Lascia perdere i numeri. Mettiti in quest'ottica. All'inizio, i video che tu pubblicherai li guarderete tu e le persone che credono in te. Mi raccomando, in questa lista di persone che credono in te, metti te stesso. Non dubitare mai e vai avanti. Però, per i primi 30-50 video, lascia perdere i numeri. Il tuo obiettivo è pubblicare, avere dati e accumulare esperienza. Non stai ancora facendo la gara, sei alla preparazione per la gara. Se comunque prima dei 50 video ti senti un po' giù perché reputi, che i tuoi numeri sono scarsi, ti svelo un segreto. Ci sono persone che sono sempre insoddisfatte. Quando fai 100 visualizzazioni ne vorrai fare 1000. Quando fai 1000 visualizzazioni, ne vuoi fare 5.000, quando hai 1000 iscritti, ne vuoi fare 10.000. È sempre così. Quindi il consiglio avanzato che ti do sul consiglio numero 2 è ti ho preparato questa cosa, questo video. Taglialo. Servalo sul tuo computer, aprilo quando vuoi, mettilo sul computer ed è questa cosa qui. Va bene. Tu vai bene, è tutto normale, sta andando tutto bene. Prima dei 50 video ti ho detto di non guardare i numeri, eppure tu lo stai facendo. Lascia perdere e focalizzati sul prossimo video. Che cos'è che puoi migliorare? Cosa hai imparato fino ad ora? Consiglio numero 3. Lasciati ispirare. Guarda centinaia e centinaia di video, anche in altre lingue, in inglese, del tuo settore e non. Appuntati tutto quello che ti fa dire wow, che cosa bellissima! Appuntatelo, mettitelo da qualche parte e inizia a studiare. Guarda i format, le copertine, i titoli, guarda come è montato il video, come sono i passaggi da una parte all'altra. Lasciati ispirare. Consiglio avanzato di questo, consiglio 3. Vai su YouTube e metti una sola Solo parola chiave la più generica che è relativa al tuo settore. Inizia da lì a guardare un sacco di video proprio dalla ricerca di YouTube. Guarda solo quelli. Dopo che hai guardato un po' di video, apri la home di YouTube. Ebbene, sarà invasa dai migliori video di quel settore. E eh sì, perché ancora tu non hai i dati per vedere quelli che sono i migliori video, gli argomenti più cercati, non hai praticamente creato niente. Quando invece li avrai, in YouTube Analytics ci sono proprio gli argomenti più in voga e i video recenti. Te lo mostro velocemente. Clicca a sinistra su Analytics e dopo vai su Ricerca. Qui in basso vedi i termini più cercati per il tuo settore e i video recenti pubblicati. È molto bello perché per ogni termine ci sono i video correlati. Tra l'altro, ci dice anche carenza di contenuti, ti serviranno dei dati, hai capito perché devi pubblicare tanto? Questo è molto interessante: parole più cercate e video recenti correlati. Questa roba è utilissima per capire i nuovi formati e i nuovi modi di comunicare. Ma chi fa video? Deve guardare video. Consiglio numero 4. Studia l'essenziale. Non impazzire. La perfezione è uno dei mali del nostro mondo. Io sono convinto che sbagliando si impara ad avere a che fare con l'errore, ovvero alla relazione che noi stessi abbiamo con l'errore. Abbiamo quando sbagliamo, cosa ci accade, come lo sopportiamo, come non lo sopportiamo. Quindi pubblica, pubblica, pubblica e piano piano migliora. L'essenziale per i video sono poche cose. Come attirare l'attenzione e come mantenerla. Per la parte di attirare l'attenzione, imparerai presto come si crea un buon titolo e una buona copertina e diventeranno per te delle competenze naturali da avere. E a proposito del titolo, ti consiglio nel tuo piano editoriale di non concentrarti solo con quello che le persone diciamo hanno il bisogno, ma col desiderio. Insomma, il tuo piano editoriale deve essere bilanciato, perché le persone non vogliono sapere quali sono i metodi di monetizzazione su YouTube. Il loro desiderio è guadagnare. E anche tu, non è che il tuo desiderio è capire come fare un buon titolo, il tuo desiderio è quello di fare tante visualizzazioni. Quindi una cosa è creare un video con come creare un buon titolo e un'altra è come aumentare le visualizzazioni. Sono due cose diverse, nel piano editoriale ci vogliono entrambe, col tempo imparerai a farlo, perché per attirare l'attenzione la copertina e il titolo non bastano, bisogna beccare il giusto tema, quello che in questo momento interessa, quello che le persone davvero vogliono. Arriveranno tanti video su questo canale, quindi iscriviti, però ti consiglio due in particolare che sono rivolte proprio ai titoli e alla persuasione. Il primo è come scrivere un titolo efficace per YouTube e copertina vincente e l'altro è triplica le visualizzazioni di YouTube come crescere velocemente con Google Discover. Ma il consiglio avanzato che voglio darti per questo consiglio 4 è questo. Molte persone ignorano che nella barra di YouTube in basso ci sono le tendenze e l'esplora con tante cose a secondo di quello che è il tuo settore. Qui c'è davvero una miniera d'oro. Ad esempio, andiamo su tendenze. Hai tutta la possibilità di filtrare per musica, per giochi o per film o ancora. Guardiamo su notizie. Cosa abbiamo su notizie? Sport, intrattenimento, affari, tecnologia. Quindi ora vado su notizie, tecnologia e vado a scoprire quelli che sono i video più importanti in tendenza legati alle notizie e alla tecnologia. Che però in questo momento è vuota. Se clicco a livello internazionale, a livello nazionale è piena scienza. Vediamo, scienza in questo caso è vuota, male. Intrattenimento ne abbiamo perché ovviamente non ci sono tanti tanti contenuti, quindi diventa molto interessante andare in questo esplora perché qui si trovano i migliori video e cosa guarda il pubblico di YouTube. Consiglio 5, promuovi il canale al momento giusto. Non avere fretta di dire a tutti che hai appena aperto il tuo canale YouTube, aspetta di avere qualche video. Questo per un motivo molto semplice. Quando hai 4-5 video e incominci a spingere il tuo canale c'è un'alta probabilità che le persone incominciano a guardare non solo un video ma più di uno e questo ti consente di aumentare il tempo di visione invece se ne hai solo uno o zero le persone arrivano e tu ti sprechi un po' quell'occasione quindi l'altro consiglio è che i primi video devono essere fortemente correlati fra di loro per cercare di aumentare la probabilità che un alto numero di persone li guardi in sequenza ovviamente questa è una regola non vale per tutti ci sono le eccezioni ci sono un sacco di cose youtube non lavora per canali Lavora per singolo video, questo è importante, però tu stai puntando ad avere un alto traffico in un, diciamo, un momento molto breve, quindi è importante che i video che ci sono in quel momento siano correlati. Consiglio avanzato di questo consiglio 5, quando promuoverai il canale? Fallo con gli strumenti di YouTube, ce ne sono due fondamentali. Il primo è questo: c'è il link diretto all'iscrizione al canale, basta sostituire questo Giorgio Tave con il tuo nome utente. Quindi è youtube.com/subscription-basso center, punto di domanda, add trattino basto user uguale il vostro user e poi c'è ovviamente anche il button da poter inserire, non lo so se hai un sito o un blog. In questo modo le persone si possono iscrivere al tuo canale senza lasciare il tuo sito internet. Sesto consiglio: sfrutta tutti i formati che ti piacciono. YouTube è per i creator multiformato o i creator ibridi, come li chiamano loro. È ovvio che all'inizio è difficile fare tutti i tipi di contenuti che YouTube propone, però ci sono alcune tipologie che sono più o meno facili e sono utili per mantenere una buona frequenza di pubblicazione. Infatti, oltre agli shorts, una volta che hai individuato il formato produrli in serie è veramente molto molto facile ci sono i post, la community tab che è aperta a tutti. Prima una volta era solo chi aveva 500 iscritti. Invece ora tutti la possono fare. E ci sono alcune tipologie di post molto interessanti, come i sondaggi e i quiz con la risposta giusta e sbagliata che creano un bel po' di engagement. Ti consiglio questi due, ma se sei adatto o adatta al mondo dei podcast, sappi che c'è anche questo fantastico mondo all'interno di YouTube. E domani uscirà il corso per YouTube podcast con tutto quello che c'è da sapere. Per, per fare un podcast su YouTube. Magari per te è più facile. Consiglio avanzato di questo consiglio 6. Gli shorts possono avere un link al video lungo, quindi shorts correlati ad un video lungo. C'è un video qui che ho creato apposta per questo motivo, come raddoppiare le visualizzazioni dei video grazie a YouTube Shorts. Potrebbe essere molto interessante creare una serie di shorts per linkarle al tuo video lungo. Magari esplode uno shorts e ti porta un sacco di traffico al video lungo. Settimo consiglio, separa le fasi che portano ad un video. Che significa? Che nel momento in cui tu fai content creation ti devi abituare al fatto che la fase di scrittura è una fase diversa dalla fase di registrazione del video, così come la fase di montaggio, la fase di creazione delle copertine. Sono fasi diverse, tu devi creare la tua, devi capire qual è il tuo processo e separarle tutte. A cosa serve questa cosa? Ti serve a capire che tu non è che ti viene l'idea di un video. Dopo che ti è venuta l'idea, lo scrivi, poi lo registri, poi lo monti, poi fai la copertina. Non è tutto insieme. È un'eccezione questa. La cosa alla quale ti devi abituare è produrre in serie una serie di video. Quindi, quando ti sta arrivando la lista di idee, non ti mettere subito a scrivere il video, continua a farti arrivare la lista di idee perché sei in un momento proprio creativo. Segnatelo da un'altra parte. Così come quando stai scrivendo un video, eh, vuol dire che sei in una fase di scrittura, ti stai abituando, allora a quel punto invece che scriverne uno, una pesca dalla lista di idee 4 5 e incomincia a scriverli. Questo perché andrai più veloce e migliorerai la qualità. Ti faccio un esempio con la registrazione. Non sempre sei nel mood giusto di registrare un video. A volte ci potresti mettere 5 10 minuti ad entrare nel mood per registrarlo. E quindi, immagina di registrare un video oggi, un video domani, un video dopodomani. È difficile perché perdi questi 5 10 minuti al giorno. Invece nel momento in cui tu sei pronto, pronto a registrare, ti sono passati quei 5 minuti, ne registrerai in serie e ogni video sarà migliore. Lo stesso con la scrittura. Ci vuole del tempo per entrare nella scrittura, nei meccanismi di ognuno di noi, nel trovare le parole giuste, che è una cosa bellissima. Ecco, nel momento in cui hai quella fase creativa, sarebbe un peccato ogni volta spegnerla e accenderla per un solo video. Una cosa importante, quando scrivi, scrivi e basta, chiudi tutto perché è la fase più importante alla scrittura del video, quindi non lasciare distrarti. Su tutta la parte di produrre di più c'è... E lo potete cercare su youtube il metodo ciraolo trovate sia un video che ho fatto su creator pro eh, tanto tempo fa un progetto che non sto portando avanti e ovviamente c'è la live sul canale di andrea per produrre velocemente abbiamo fatto un'ora dove spiega il suo metodo consiglio avanzato sull'ultimo consiglio il 7 ci sono alcuni strumenti che possono aiutarti per prendere appunti di idee ovvero l'idea significa il titolo magari o l'argomento Usa o Todoist oppure Spreadsheet come hai visto prima in tanti dei miei screenshot o semplicemente i messaggi di Telegram. Separa questa fase, ti viene l'idea, la l'appunti, la metti in una lista di idee perché dopo che hai tutte le idee e le devi validare le idee, ovvero devi andare a capire se ci sono ricerche oppure se il video può essere idoneo al tuo pubblico o se ti interessa, non è che tutte le idee poi si trasformano davvero in un video. Io di solito li metto in una determinata cosa e dopo qualche giorno ci ripenso e solo se l'idea rimane valida la porto a termine, invece per la scrittura ci sono tanti strumenti, diciamo, che aiutano a scrivere. Molti usano Notion o Obsidian, io uso più Obsidian per le note. Per fare video preferisco Presentation, Google Presentation, perché resto nella suite di Google e dopo che ho creato un video, uno script, posso riusarlo per tante cose. Ieri è uscito il video su Google Vid, la possibilità di creare video con l'intelligenza artificiale in base a dei documenti che hai nella suite di Google. Questo è molto interessante, ma io uso Presentation anche perché registro dentro a volte il teleprompter dell'Elgato, sulla quale farò un video per la rubrica Tech Taver che ancora non è uscita, su tutta la tecnologia che utilizziamo. Dedicherò un video alla tecnologia, però usa lo strumento che più preferisci, che più è idoneo a quello che stai facendo per scrivere, per fare in modo che poi quando registri ce l'hai davanti oppure ti serve per fare degli appunti. Molte volte io uso il remarkable perché mi servono solo delle idee a secondo di quello che devi fare. Un aspetto molto importante per chi inizia e sta pensando all'internazionalizzazione del proprio canale. Pensatelo in lingua inglese, ovvero eh, non eh, che dovete iniziare con l'inglese. Ma siccome su YouTube si può tradurre il titolo e la descrizione, e alcuni canali in lingua italiana hanno attivato il multi-audio, la traccia multi-audio, ovvero. Guardare il video nella lingua originale e poter cambiare lingua. Se andate sul canale di MrBeast e molti dei suoi video potete cambiare lingua. La cosa che voglio dirvi è pensare al branding, alle copertine, a tutte le grafiche dentro già in inglese. Perché se voi le pensate in italiano siete troppo italiani da quel punto di vista. Ora, è una scelta: se non volete andare all'estero va bene, ma se volete andare all'estero e avete questa mira, se voi nel vostro tutorial che registrate il software è tutto in italiano e volete farlo in italiano va bene, ma se voi avete delle grafiche e dite: Questo video un giorno eh, voglio attivare il multilingua audio anche in lingua inglese, la vostra copertina è tutta con, con l'italiano. Questa cosa ancora non funziona perché non c'è la possibilità di personalizzare copertine e grafiche all'interno dei video. Dubito che arriverà la grafica all'interno dei video, quindi consiglio per chi inizia su YouTube e vuole pensare all'internazionale, parte dall'Italia ma vuole andare anche all'estero, tentate di avere più elementi possibile in lingua inglese. E con questo è tutto questi sette consigli per iniziare su YouTube nel 2024, nel 2025, nel 2026. Spero che vi sia piaciuto questo viaggio, che sia anche di ispirazione perché non è sempre facile... Iniziare stanno per arrivare un sacco di video. Domani parliamo di YouTube Podcast, proprio un corso, ma arriverà proprio un corso gigante su YouTube molto eh, più lungo. Un sacco di video che stanno per arrivare qui sul canale di Fast Forward, sempre più utili per fare ovviamente quello che più vi piace, lavorare con internet, gestire il vostro canale, i vostri siti, le aziende, tutto quello che. Insomma, riuscite a fare attraverso il www. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un commento se vi va. Lasciate un mi piace. Se, vabbè, se siete arrivati fin qua, tanto siete iscritti. Controllate la campanella. Controllate la campanellina perché eh, le notifiche non si sono mai le notifiche. Sul telefono, l'app la, di YouTube è consentito che vi arrivi la notifica? Eh, uno non lo sa. Uno non lo sa. Beh, noi ci vediamo al prossimo contenuto.